Allora Marco, ciao Andrea, ciao. Magari togliti gli occhiali, sono sempre sì, l'uomo degli occhiali a specchio. Sì, scusa, ma sono abituato. No, vabbè. Senti, allora il giorno 30 avete un consiglio comunale molto importante sul quale ci sono diversi punti sì, che interessano molto la città. Soprattutto quello legato al piano, il cosiddetto piano casa della legge regionale. La legge regionale che dà la possibilità ai comuni di poter ampliare, di poter operare all'interno dei centri storici. Avevamo già in parte, era già stata approvata, diciamo così, una parte della delibera, ancora a settembre, che parlava per lo più, però in quella parte di delibera avevamo staccato la parte del centro storico. Oggi invece andiamo, col prossimo consiglio comunale di mercoledì 30, andiamo invece a vedere appunto questa parte riguardante il centro storico. Come ho avuto modo di scrivere, di comunicare appunto alla stampa, a mio modesto parere, anche in commissione stessa, a mio modesto parere penso che il piano appunto casa che l'amministrazione comunale centro-sinistra vuole applicare nel centro storico, a mio modesto parere, ma detta anche di tanti, questo piano nasce zoppo. Nasce zoppo per il semplice fatto che non si va a applicare alla fine le indicazioni che la regione, che la legge prevede. Infatti la legge regionale nasce nel suo contesto volendo far sì che si dia la possibilità alle imprese artigiane e alle imprese appunto del settore di poter operare in un tessuto sia delicato, ma poter operare, dunque avere quel coraggio di operare all'interno del circondario del centro storico. Ahimè, questo nella città di Chioggia questo non avverrà. Sia chiaro, nessuno vuole la distruzione del centro storico, partiamo da questo presupposto, però laddove si possa intervenire, non vedo per quale motivo non si possa intervenire, e rimandare invece, come che vuole fare l'amministrazione del centro-sinistra, rimandare tutto al piano particolareggiato nel 2012. Vedendo la strutturazione della macchina comunale, penso che alla fine questa progettualità, questo piano si allontanerà invece di poter applicare nei tempi e nei modi dovuti. Anche perché non vengono considerate all'interno del stesso piano, vengono considerate altre parti che potrebbero invece operare, come la zona della tombola, Sacca San Francesco, tutte altre realtà che invece per quanto riguarda ci sono vicine sia al piano del centro, al centro storico, ma di per sé non hanno le caratteristiche di un centro storico effettivo. Dunque non vedo per quale motivo queste vengono considerate zone fragili, e anche queste non sono zone che non si possa operare, e rimandare anche queste al piano particolareggiato. Questo riguarda sia il centro storico di Chioggia Sottomarina, ma anche le frazioni. A mio modesto parere, alla fine, e lo dico fuori dai denti senza nessun problema, non vorrei che ci fosse quasi quasi la volontà di ostacolare l'operatività all'interno dei centri storici, dove una famiglia media vuole operare, vuole cercare di sulla prima casa di portare quelle modifiche all'interno della famiglia, visto considerato che magari non ha soldi, non ha la possibilità di accedere di mutui, poter operare all'interno di un contesto familiare già presente, ampliare qualche stanza, qualcosa di questo genere all'interno del centro storico, e fare in modo invece di voler andare a acquistare case che sono già costruite. Ecco, non vorrei che ci fosse questo diciamo così scenario dietro le quinte di non voler applicare, di voler rinviare il piano particolareggiato del centro storico futuro, il piano casa oggi che ci viene portato. Allora Marco, mi raccontavi anche di un altro elemento che volete andare a contestare all'amministrazione, che è sul nuovo segretario generale, giusto? Sì, abbiamo già avuto modo di contestare nei confronti dell'amministrazione l'ultimo consiglio comunale dell'altra settimana, dove appunto hanno portato la delibera che poi è venuta approvata appunto dalla maggioranza, personalmente ho votato contro, la possibilità di mettere in rete, diciamo così, tra virgolette, dà la possibilità al segretario generale di poter operare sulle sue funzioni sia nel comune di Chioggia ma anche sul comune di Arco a Petrarca. Volevano farci passare questo tipo di operazione a costo zero, in realtà così non lo è. Alla fine avremo un costo finale, diciamo annuale, per l'amministrazione, e avremo un minor servizio da parte del segretario generale che sarà costretto comunque a operare nella realtà di Arco a Petrarca. Volevano anche sì farci passare questa possibilità come una maggiore diciamo così collaborazione nell'ottica turistica, commerciale, economica. A mio modesto parere, con tutto rispetto della città di Arco
qua dei loro cittadini, penso che non c'entra assolutamente niente sul servizio che fa il segretario generale e le opportunità commerciali e turistiche che quelli che i cittadini di Acqua Petrarca possono portare nella realtà di Chioggia. Tra l'altro dirò di più, io se domani mattina questo succederà anche per altri dirigenti, tipo non so, il comandante della Polizia Municipale o il segretario della Ragioneria Generale parte economica, non so, se questi domani mattina chiederanno la possibilità di poter operare su altri comuni, cosa facciamo? Li mettiamo in rete anche questi dirigenti, dunque avremo meno servizi all'interno del comune di Chioggia e dunque anche maggior costi e meno servizio. Questa è la domanda che fa la città. Ma tra l'altro non riesco a capire per quale motivo la parte in cui frettolosamente hanno cacciato il segretario generale di prima, signor Gibillaro. Penso che la sua funzionalità, va bene che è competenza del sindaco rivedere anche la figura del segretario generale, però a mio modesto parere forse si poteva anche aspettare, e anche perché se tanto mi dà tanto alla fine c'è un servizio sdoppiato, non vedo quale convenienza ci sia per il comune di Chioggia. Beh, Marco, parliamoci chiaro, adesso voi siete in minoranza, l'opposizione, è chiaro che non potete votare insieme con la maggioranza. No, ma al di là di questo, intanto noi non stiamo facendo un'opposizione dura e pura, come invece ti ricorderai, hai avuto modo di vedere, anche la città stessa ha avuto modo di vedere, quando questi signori che erano l'opposizione ieri e oggi stanno governando, facevano durante le commissioni, durante i consigli comunali, chiamando a rapporto tra l'altro anche una serie di militanti sostenitori all'interno del Consiglio Comunale, a fare confusione, a creare appunto quell'ostruzionismo per bloccare appunto l'operato dell'amministrazione comunale di centrodestra. Noi non stiamo facendo questo, stiamo facendo un'opposizione attenta, un'opposizione anche diciamo così molto aperta al dibattito e costruttiva. Però a mio modesto parere questo non è il modo di operare, visto considerato che oggi, che è domenica, ti mostro un modo, la possibilità di mostrarti che come quando ho ricevuto la documentazione, ossia ieri alle ore 11, ho ricevuto la documentazione per quanto riguarda il bilancio che verrà approvato alla volta di mercoledì, una serie di debiti, una serie di debiti fuori bilancio, una serie appunto di documentazioni riguardanti mi stai dicendo, scusa se ti interrompo, praticamente mercoledì c'è consiglio comunale? Sì, mercoledì abbiamo il consiglio comunale. E voi questi provvedimenti li avete ricevuti ieri da studiare? Alle ore 11. E dovremo tra l'altro ancora da vederli in commissione, dove che l'assessore ci spiegherà che questo verrà fatto lunedì pomeriggio, e dopodiché questi verranno portati in consiglio comunale per l'approvazione. Tra l'altro ci sono debiti fuori bilancio, ci sono delle controversie, c'è addirittura un debito di 500 e passa euro per quanto riguarda il mercato ortofrutticolo di Brondolo. Tutta una serie di circostanze che a mio modesto parere non hanno niente a dimostrazione della trasparenza che questa amministrazione sta facendo in questo momento. Non mi sembra che questo sia il modo di operare. Noi, a mio modesto ricordi, un anno fa che governavamo la città non ci comportavamo di certo in questa maniera. Se questo è quella trasparenza, quella solidarietà, quel suo modo di operare in sinergia tra maggioranza e opposizione che il centro-sinistra vuole fare, a mio modesto parere, e questa è la domanda che faccio alla città, penso che proprio così non lo sia. Va bene, grazie Marco. Prego.